Oggi parliamo di Mario, protagonista di Uomini e Donne, ma anche di una bomba che ha scosso il trono di Ida Platano, segnato da record di durata e scandali. Prima di immergervi, vi invito caldamente ad iscrivervi al nostro canale e a attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. È un piccolo gesto, ma per noi è fondamentale. Grazie! Una nuova segnalazione, diffusa da Lorenzo Pugnaloni, noto per i suoi scoop su Uomini e Donne, ha messo Pierpaolo al centro delle discussioni. Ma non è solo lui a essere bersagliato. Anche Ida riceve critiche dai fan, stanchi di aspettare una sua decisione e accusandola di fare scelte sbagliate in amore. Le critiche si intensificano anche verso Pierpaolo, accusato di cercare solo popolarità e superficialità. Una sponsorizzazione dietro un regalo di fiori a Ida solleva ulteriori sospetti, alimentando l'idea che Pierpaolo usi il programma per visibilità, non per trovare l'amore. Lorenzo Pugnaloni critica aspramente la mancanza di spontaneità di Pierpaolo, suggerendo che un gesto fatto con il cuore sarebbe stato più apprezzato. Nonostante le critiche, mantiene una posizione neutrale su Ida, sottolineando la complessità della situazione e la necessità di un'analisi equilibrata senza pregiudizi. Le anticipazioni e le segnalazioni di Pugnaloni alimentano il dibattito su Uomini e Donne, rendendo il programma terreno fertile per gossip e congetture sul futuro sentimentale dei suoi partecipanti. E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivendovi al canale e attivando le notifiche per non perdere i prossimi video e news.